Ciao, mi chiamo Laura Sandri e sono una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella sezione di Bologna. E oggi quello che faremo saranno dei piccoli esperimenti che potete fare anche voi a casa per parlare di magma, perché il magma è quello che esce dai vulcani, ma non tutti i magmi sono uguali e vedremo che come oggetti di uso comune, fluidi di uso comune hanno comportamenti diversi, anche i magmi hanno comportamenti diversi. Cosa ci serve per fare questi esperimenti? Per esempio, ci serve dell'acqua, ci serve del detersivo da piatti, ci serve del ketchup, ci serve, se ce l'avete, dello sciroppo per fare quello che si aggiunge all'acqua e del dentifricio. E inoltre ci serve una polverina che si mette nell'acqua per fare l'acqua frizzante. Se siete bambini e non sapete cos'è, chiedete ai vostri genitori, zio, nonni, qualcuno se la ricorderà, perché una volta si usava molto. Quando il magma esce da un vulcano, dà origine a quella che viene chiamata colata lavica. E adesso con questi esperimenti vedremo che non tutte le lave hanno la stessa capacità di scorrere. E questo dipende da una caratteristica propria dei materiali, delle lave, ma anche di questi liquidi che avete in casa, che si chiama viscosità e che descrive appunto quanto poco un materiale scorre sotto il campo di gravità, per esempio. Cominciamo dalla nostra lava, è una lava meno viscosa che è l'acqua. Se io verso, faccio una colata lavica d'acqua, diciamo, cosa succederà? L'acqua è un materiale poco poco viscoso e scorrerà, come immaginate, molto velocemente. Provare per credere. Ora invece prendiamo una lava un po' più viscosa dell'acqua, cioè lo sciroppo. Lo sciroppo scorre, ma come vedete in modo più lento, perché è più viscoso dell'acqua. Possiamo provare con altri materiali, per esempio il detersivo. Scorrerà, è ancora più viscoso dello sciroppo perché, come vedete, mentre io parlo sta continuando a scorrere. Proviamo ora con il ketchup. Probabilmente il ketchup è ancora più viscoso del detersivo perché scorre ancora più lentamente. E infine proviamo con il dentifricio. Il dentifricio apparentemente sta fermo lì. Nei vulcani questa cosa succede e dà origine a quello che viene chiamato un duomo lavico, cioè un'estrusione, un'emissione di lava molto molto viscosa che non è in grado di fluire, di scorrere e si impila sopra in cima al vulcano. Tuttavia, i vulcani non eruttano solo lava, qualche volta il magma esplode. Sicuramente avrete presente alcune foto, immagini di vulcani con una grande colonna eruttiva sopra. Perché? Perché in realtà spesso, sempre, nel magma è disciolto del gas e il modo in cui questo gas riesce a scappare dal magma determina il fatto che un'eruzione dia origine a una colata di lava o a un'eruzione esplosiva, cioè dove viene formata una colonna di cenere nell'atmosfera. Perciò vediamo cosa succede se nel magma sciogliamo il gas. Prendiamo il nostro magma meno viscoso, l'acqua. Ne mettiamo un po' in un bicchiere. Ci mettiamo un po' di gas, scegliamo la nostra polverina nell'acqua. Quello che si vede è che si formano praticamente istantaneamente tante bolle che salgono ed esplodono. In un magma pochissimo viscoso, per queste bolle è molto facile muoversi dentro il magma e salire. E come abbiamo visto nel caso dell'acqua, che è poco viscosa, salgono velocissime e quando arrivano in superficie scoppiano.
cosa succede se invece del magma pochissimo viscoso usiamo un magma un po' più viscoso. Vediamo cosa fanno le bolle di gas. Mettiamo lo sciroppo, mettiamo la polverina, mescoliamo. In questo caso le bolle si formano molto più lentamente e fanno molta più fatica a salire e si impacchettano tutte sulla superficie formando una schiuma, e se ci pensate una schiuma non è altro che l'unione di tante bolle una attaccata all'altra. Cosa succede con il detersivo da piatti? Aggiungiamo un po' più di polverina. Vediamo se si formano le bolle e se queste in quanto tempo, diciamo. Come vedete, le bolle cominciano a formarsi, fanno molta più fatica che nel caso dell'acqua ad ingrandirsi, perché devono spingere per ingrandirsi un magma molto più viscoso dell'acqua. Una cosa simile dovrebbe accadere anche col ketchup. Anche in questo caso, vedete, si sta formando una schiuma sulla superficie del ketchup. Si forma molto lentamente perché queste bolle fanno fatica ad espandersi in un magma viscoso. Se noi osserviamo tutte queste schiume che abbiamo generato in magma viscosi, potrebbe venirci in mente la pietra pomice, che è una roccia tipica dei vulcani esplosivi, e se la osserviamo non è altro che una schiuma solidificata. La pietra pomice galleggia, anche questa che è molto più grande, perché è formata da tantissime bolle che non comunicano tra loro, quindi l'acqua non è in grado di penetrare come se fosse una spugna. Le bolle sono tutte isolate e sono piene d'aria, e quindi alla fine la pietra pomice è meno densa dell'acqua e perciò galleggia. Ora, se proviamo a fare la stessa cosa utilizzando una bottiglia che ha una stroppatura ed un collo abbastanza lungo, e dovremmo riuscire a vedere l'effetto delle bolle che incontrano questa stroppatura nella risalita del magma dalla camera magmatica, diciamo, lungo quello che noi chiamiamo il condotto vulcanico. Pertanto abbiamo riempito una bottiglia con molta difficoltà, quindi se lo fate a casa fatevi aiutare, una bottiglia con una stroppatura riempita di ketchup. Aggiungiamo le bolle come prima. Mescoliamo. Le bolle stanno cominciando a formarsi e si vede che incontrano la stroffatura e risalgono lungo il condotto. Ed ecco che abbiamo la nostra eruzione vulcanica. Quindi abbiamo visto che tanti magmi diversi danno origine a colate di lava diverse o a eruzioni vulcaniche molto diverse, quindi a rocce che troviamo nella natura molto diverse, come ad esempio questa, la pietra pomice.